in questo momento e la porta non sia stata chiusa definitivamente. Apriamo ora un approfondimento dedicato al mercato delle criptovalute, del Bitcoin in particolare. Lo facciamo con il professor Ferdinando Ametrano in collegamento Skype, docente della Università Milano Bicocca e amministratore delegato di CheckSig. Grazie per essere con noi, buonasera. Buonasera a voi. Professore, è stato sicuramente l'ultimo anno un anno molto importante per il Bitcoin, se pensiamo almeno all'apprezzamento. Parlavamo anche del massimo storico del fine settimana, ben oltre i 61.000 dollari. Molta volatilità, andamento poco dipendente dai fondamentali, fanno insomma porre un grande punto interrogativo a chi peraltro se ne intende. Penso a Bank of America, che nelle ultime ore ha detto che una buona ragione, l'unica buona ragione per investire nel Bitcoin è la sua prospettiva di apprezzamento in ottica speculativa. Lei che cosa risponde su questo? Ma rispondo che mio papà, quando io gli parlavo dell'email nel 1994, sosteneva che aveva bisogno perché avevamo il fax, la telegramma, la cartolina, la raccomandata. In realtà la digitalizzazione è un processo inarrestabile. Oggi ci troviamo di fronte a qualcosa in ambito digitale trasferibile ma non duplicabile e quindi scarso. Essendo scarso, rappresenta o ricorda l'equivalente digitale dell'oro. Se noi riflettiamo qual è stato il ruolo dell'oro nella storia della civilizzazione, della moneta e della finanza, possiamo capire quanto rilevante potrebbe essere un equivalente digitale dell'oro nella nostra civilizzazione digitale nel futuro della moneta e della finanza. Questa è il fondamentale di Bitcoin. Professore, proprio oggi Morgan Stanley è stata la prima banca statunitense a comunicare di voler offrire l'accesso ai propri clienti del risparmio gestito con patrimoni però importanti di almeno 2 milioni di dollari, perché devono avere un'alta tolleranza al rischio, accesso a 3 fondi che investono in Bitcoin. E questa appunto è una notizia controversa, no? Rispetto anche a quello che diceva Boffa nella sua indicazione di giornata. Allora le chiedo, è un investimento adatto a tutti? È un investimento adatto solamente a chi può davvero mantenere i nervi saldi, come consiglia Morgan Stanley? La volatilità altissima di Bitcoin è in realtà paragonabile alla volatilità di Apple, di Netflix, di Tesla o di Amazon in questi 10 anni. Sono questi asset adeguati a tutti gli investitori o solo a investitori istituzionali? Ma solo a investitori altamente patrimonializzati? Ma secondo me sono asset per tutti. La verità è che da un certo punto di vista, come insegna l'allocazione di portafoglio che incita alla diversificazione, inserire una componente pur minoritaria, pur piccola, di investimento in Bitcoin è qualcosa per tutti. Altrimenti terrebbero da questa opportunità storica proprio gli investitori paradossalmente più deboli e più fragili. Diverso è difenderli da tutto quel cerpame che sembra essere Bitcoin, ma non è Bitcoin, e che viene proposto impunemente anche per la colpevole assenza dei regolatori che, nel tentare di marginalizzare il fenomeno Bitcoin, non hanno dato chiarezza e non concedono l'accesso all'investimento in Bitcoin attraverso i canali finanziari tradizionali. Ecco professore, lei in Bicocca insegna smart contracts, Bitcoin e la tecnologia alla base dei blockchain e quindi dei Bitcoin. Vorrei chiederle questo, perché in questo momento, se parliamo di blockchain, se parliamo dei famosi token, o meglio non fungible token, c'è un mercato dell'arte che sembra quasi non vivere più se non in funzione appunto di queste novità. Ora le faccio ascoltare che cosa ha detto ai nostri microfoni anche il CEO di Sotheby's, Charles Stewart, che fornisce anche il suo punto di vista sui futuri cambiamenti per il mondo artistico contemporaneo. La notorietà sostanzialmente degli NFT hanno raggiunto negli ultimi mesi livelli impressionanti. Qui c'è Elon Musk, insomma, che a partire proprio dai non fungible token ha creato una musica techno, per intenderci. Quindi sembra davvero, insomma, una moda in ascesa e inarrestabile.
Le chiedo ovviamente un commento su questo, se ormai il valore aggiunto dei non fungible token sia sostanzialmente davvero fondamentale o meno per il mondo dell'art. Sentiamo prima che cosa ha detto il CEO di Sotheby's e poi le chiedo ovviamente una risposta su questo. Gli NFT come forma d'arte digitale esistono da anni e anni, come anche le piattaforme che li commercializzano, ma certamente sono venuti alla ribalta nel mondo artistico negli ultimi mesi. Questo in parte è dovuto all'ascesa delle criptovalute, ma io credo che vada oltre. Non credo che questo rimpiazzerà il mondo dell'arte fisica. Quello che secondo me è più interessante degli NFT è che si tratta di una nuova estetica, di un nuovo pubblico molto interessato. Ma questo coesisterà con l'arte fisica in una maniera molto interessante. Professore. Io sono estremamente scettico e lo spiego con estrema semplicità. Ovviamente noi oggi abbiamo dell'arte digitale, Van Gogh non era digitale, ma questo non cambia nulla, abbiamo i Van Gogh digitali. Il problema è che un NFT non è il possesso del Van Gogh digitale, né in alcun modo mi permette di goderne. È una specie di titolo di merito, una specie di virtuale possesso che non impedisce a nessun altro di godere di quell'artefatto digitale, che non impedisce a nessun altro di copiare, usare, distribuire quell'artefatto digitale. In quanto tale è come se io comprassi una specie di figurina digitale che rappresenta il mio titolo di possesso di un oggetto artistico digitale che però non, nel possederlo io non ne ho alcun beneficio particolare. Chi possiede il primo tweet di Jeff Dorsey, l'amministratore delegato di Twitter, o chi possiede un CryptoKitties, cioè questi gattini digitali, in alcun modo possiede qualcosa di cui gode e in alcun modo possiede qualcosa di cui altri non godano. Quindi secondo me è semplicemente una grande confusione intellettuale basata anche questa parassitariamente su quello che è l'unica cosa che vale in ambito digitale in questo momento, che è Bitcoin. È un mondo che dobbiamo ancora chiarire molto, professore, torneremo ad approfondire insieme sicuramente il tema. Grazie per essere stato con noi e alla prossima occasione. Grazie. Ora per una brevissima